Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per la presentazione. Anch'io rubo soltanto 3-4 minuti, visto che oggi siamo in tanti in questa giornata di formazione. Come dicevamo, è il quinto di un ciclo di 6 webinar, il prossimo sarà il 19, in cui parteciperà di nuovo Giulio Vulcano di Ispra e ascolteremo l'esperienza del Comune di Milano. Oggi ci concentriamo su un tema abbastanza specifico, che non abbiamo trattato estesamente nel corso dei webinar precedenti. Abbiamo chiesto in particolare a Matteo Boschini, in qualità di come dietista e nutrizionista, di affrontare un tema che è quello del come intervenire sul plate leftover, ovvero su quello che rimane nei piatti, che rappresenta la percentuale di spreco maggiore all'interno della ristorazione scolastica. Nel perimetro dei vincoli che vengono imposti dalla normativa vigente, in particolare la normativa che regola le grammature, le porzionature e gli aspetti di carattere nutrizionale. Molto spesso ci accorgiamo che nella ristorazione scolastica proprio questi vincoli impongono o sembrano imporre modalità di somministrazione degli alimenti che poi non sono coerenti con quella che è l'effettiva capacità o attitudine dei bambini a mangiare tutto quello che c'è nei piatti. E non è un caso che quello che ne rimane nei piatti rappresenti la percentuale maggiore di spreco alimentare. Diversamente da quello che rimane non sporzionato in teglia, l'abbiamo affrontato in alcuni webinar precedenti, il plate leftover non può essere oggetto di donazione né a associazioni caritative, che fanno, diciamo, supporto e assistenza a persone in stato di bisogno, ma molto spesso non può essere utilizzato neanche per alimentazione animale e nella migliore delle ipotesi è uno spreco che va direttamente gestito attraverso la raccolta differenziata dello scarto organico. Oggi cercheremo di capire con l'aiuto di Matteo Boschini quali sono, diciamo, nel perimetro di queste norme le azioni che possono essere messe in campo per contrastare questa forma di spreco. E poi con il comune di Provaglio di Seo e con l'associazione 5R Zero Sprechi andremo a vedere un'esperienza concreta all'interno di alcune scuole di un comune che hanno implementato diverse azioni attorno al tema dello spreco alimentare, tra cui anche quella dello scodellamento progressivo, che è una modalità operativa nella somministrazione di alimenti nella ristorazione scolastica, in genere poco diffusa, che però, diciamo, ha dato, sia nel caso specifico e negli altri casi in cui è stata adottata, dei risultati significativi, interessanti per quanto riguarda sia l'accompagnamento dei bambini nella, diciamo, nella conoscenza, nella sperimentazione del gusto e nell'approccio al rapporto con il cibo, ma anche dal punto di vista, insomma, della riduzione degli sprechi alimentari. L'esperienza che viene raccontata in questo webinar è quella del progetto Zero Waste Food, la trovate sulla banca dati di progetti che abbiamo messo online sul sito web di progetto all'indirizzo sprecoalimentare.aci.it, troverete anche circa 180 esperienze che abbiamo censito e restituito all'interno della banca dati. Invitiamo i comuni, le scuole che abbiano sviluppato percorsi, progetti, iniziative di contrasto allo spreco alimentare nel mondo delle scuole a segnalarci i loro progetti, li valuteremo ai fini di un loro inserimento all'interno della banca dati. Io chiudo qui e lascio la parola a Matteo Boschini e buona giornata a tutti e a tutti. Grazie Paolo e buongiorno a tutti, grazie anche ai relatori e agli organizzatori dell'evento per avermi ospitato in questo intervento di oggi. Visto che abbiamo i tempi un po' stretti, vado veloce sulla presentazione. Io sono un dietista e un nutrizionista, lavoro sul tema dello spreco alimentare nella ristorazione scolastica da tempo e adesso ci lavoro, o meglio lavoro anche su questo all'interno del servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'azienda USL di Bologna, il cosiddetto SIAN. Allora, visto che sono anche il primo relatore, facciamo una premessa importante che poi ci sarà utile anche a capire molti degli aspetti che vedremo successivamente. Qual è l'obiettivo del servizio di ristorazione? Innanzitutto diciamo che gli obiettivi sono cambiati nel tempo. Il primo obiettivo che si rifà a quando è nato il servizio era quello di garantire il fabbisogno calorico nutrizionale degli alunni. E quindi, siccome parliamo di un periodo che è il successivo alla seconda guerra, parliamo di cercare di fornire agli alunni un pasto il più completo possibile.
Oggi questo obiettivo è cambiato, non è più garantire un pasto completo a tutti, ma è diventato garantire la salute. Quindi il pasto è diventato un pasto che deve avere tutta una serie di regole, di aspetti di natura calorico-nutrizionale, igienico-sanitaria, di gradevolezza e poi anche un pasto che deve essere promotore di buone abitudini alimentari. Quindi un obiettivo del servizio è anche uno degli obiettivi del servizio è anche promuovere aspetti di natura educativa. Ma allora bisogna un attimo porsi una domanda. Cioè, questo obiettivo è ancora valido oggi? È il vero obiettivo che include tutti gli aspetti che dobbiamo considerare? La risposta fino adesso è stata piuttosto teorica e raccontata dagli scienziati, però ci stiamo rendendo sempre più conto di una realtà che ci è sempre più vicina, che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, che rendono obbligatorio porsi delle domande su un servizio che finora è sempre stato molto antropocentrico, cioè una visione basata unicamente sugli alunni, sull'uomo. E invece quindi oggi, quello che oggi e nel futuro prossimo, quello che dovrà diventare il servizio di ristorazione scolastica, e come vedremo ci sono già i primi cenni anche a livello di linee guida e normative, è quello di garantire sempre la salute degli alunni, ma pur all'interno di un quadro di rispetto della salute dell'ambiente. Questo si traduce in principalmente due aspetti, per quanto riguarda specificatamente appunto il servizio di ristorazione scolastica, che sono sicuramente la riduzione degli sprechi alimentari e poi anche una rimodulazione di tutti quelli che sono gli alimenti che sono offerti all'interno, della scuola sulla base del loro diverso impatto ambientale, perché non tutti gli alimenti hanno un uguale impatto sull'ambiente. Chi sono allora gli attori di questo servizio di ristorazione scolastica? Li enunciamo brevemente. Abbiamo sicuramente un ente pubblico o privato che è il responsabile del servizio, un servizio igiene alimenti e nutrizione dell'ASL e il gestore del servizio nel caso in cui viene dato in appalto, poi la commissione mensa e gli utenti. E il SIAN, il servizio igiene alimenti e nutrizione, nel fare il suo, diciamo così, il suo lavoro si rifà a delle linee guida e delle normative che appartengono o ai che sono enunciate dalle società di nutrizione umana a livello nazionale, piuttosto che dai ministeri, piuttosto che da normative regionali. E vediamo adesso, entriamo subito nel dettaglio di quali sono gli aspetti pratici che si possono, su cui si può intervenire da subito e su cui anche sia i SIAN che le scuole, che hanno una grande autonomia maggiore rispetto a quella che hanno i SIAN, possono fare appunto per prevenire e ridurre lo spreco di cibo. La prima che mi viene sicuramente in mente è la gestione dello spuntino di metà mattina. Normalmente se i bambini non sono abituati a consumare una colazione adeguata, avranno sicuramente una maggiore fame a metà mattina. Questa fame ci sta che ci sia, ma può diventare eccessiva se la colazione non è stata adeguata. Questo si traduce poi in una fame eccessiva a metà mattina e di conseguenza una fame inadeguata a pranzo, che quindi va a sregolare tutta la struttura della giornata alimentare del bambino. Quello che dovrebbe essere invece più correttamente è una colazione adeguata a cui segue solo uno spuntino piccolo di metà mattina che spezza la fame ma non sazia il bambino, consentendogli di arrivare a pranzo con una fame adeguata. Ma questa è ancora teoria e io invece vi voglio dimostrare dal punto di vista pratico come questa teoria è stata poi dimostrata tramite uno studio che è stato fatto e che io ho coordinato qualche anno fa, che ha coinvolto tre regioni e che ha visto il monitoraggio di oltre 100.000 pasti in 78 plessi di scuola primaria. E guardate caso che la quantità di spreco nelle scuole dove lo spuntino di metà mattina era servito dalle ditte di ristorazione era inferiore rispetto a quando era servito dalle famiglie. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le ditte di ristorazione, se decidono di fornire uno spuntino di metà mattina, o se il comune decide, che anche lo spuntino di metà mattina debba essere fornito dalla ditta di ristorazione, le ditte sono obbligate ad avere un'approvazione da parte del SIAN, quindi da parte del servizio in cui lavoro, e quindi il SIAN non consentirà che siano forniti degli alimenti, in quantità eccessiva. Diverso il caso in cui, non c'è, questo, non viene richiesto che lo spuntino sia fornito dalle ditte di ristorazione,
di ristorazione, quindi le famiglie autonomamente decidono di dare ai bambini ciò che vogliono. In questo caso chiaramente non è che i docenti riescano a controllare sempre ogni bambino che cosa porta da casa da mangiare, e questo espone al rischio di un aumento degli sprechi. A livello regionale, parlo dell'Emilia-Romagna perché appunto io lavoro in Emilia-Romagna, la normativa ci aiuta, nel senso che parla di una merenda di metà mattino che deve avere un 5% dell'apporto calorico, quindi piuttosto ridotta, e se fate caso è anche ridotta rispetto al pomeriggio, dove si parla di un 5-10, e lo scopo è proprio cercare di evitare il rischio che poi arrivino al pranzo senza una fame adeguata. E come tipologia di alimenti è individuata un'unica categoria alimentare, che è la frutta fresca preferibilmente. Quindi da questo punto di vista sicuramente è importante sensibilizzare le famiglie in merito all'importanza della prima colazione e richiedere espressamente che sia portata solo frutta come spuntino di metà mattina. Qualche scuola, qualche docente aveva già avuto il coraggio di farlo nello studio che noi abbiamo visto, ed è un'iniziativa che secondo me si può cercare di promuovere. Noi come SIAN sicuramente interveniamo laddove il spuntino viene servito dalle ditte, ma se lo spuntino viene portato da casa dalle famiglie non abbiamo modo a livello normativo di intervenire. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale per ridurre gli sprechi, pur mantenendo e rispettando i vincoli normativi che esistono a livello nazionale e regionale, è l'aumento dell'offerta del piatto unico. Se vi ricordate, l'obiettivo del servizio di ristorazione nel dopoguerra era di fornire un pasto completo a tutti gli alunni. Questa completezza del pasto, del pranzo, si rispecchia tuttora nelle linee guida, e poi nella realtà dei servizi di ristorazione scolastica di tutta Italia, dove ogni bambino viene servito un primo, un secondo, un contorno del pane e della frutta. Adesso io chiederei a quanti di voi in un pranzo mangiano tutti e cinque queste porzioni, e non credo che, insomma, in tanti riusciremmo a rispondere di sì. Mentre il piatto unico viene proposto con una frequenza di una sola volta alla settimana. Il problema qual è? Che a livello normativo poi la regione, nel nostro caso l'Emilia-Romagna, non ha imposto che il piatto unico fosse richiesto una volta a settimana. Quindi noi come SIAN, se anche lo chiedessimo, potremmo incontrare delle difficoltà. Le ditte ci potrebbero dire: non esiste questo vincolo dal punto di vista normativo, non ci potete imporre. Le ditte spesso non lo vogliono proporre perché in molti casi non è apprezzato. E addirittura pensate che qui a Bologna era stato proposto un piatto unico costituito dalle lasagne, quindi pasta all'uovo, scusate, le tagliatelle al ragù, seguito con dei secondi o solo seco o seguito da dei contorni o anche un solo contorno oppure due. E c'è stata tutta una polemica sul giornale dicendo che l'Emilia-Romagna e Bologna affamano i bambini a scuola. Quindi anche a livello mediatico e di popolazione c'è abbastanza disinformazione su che cosa significhi un piatto unico, perché un piatto unico è un piatto che comunque è completo di tutti quanti i nutrienti che devono essere forniti ai bambini. Quindi un piatto a base di carboidrati, ma che contiene anche la carne, quindi grassi e proteine, è un pasto già di per sé, è un piatto già di per sé completo. Fortunatamente le nuove linee guida, che ancora pochi conoscono perché sono state recepite solo ufficialmente da pochissimo, iniziano a mettere in discussione questo aspetto. Guardate com'è interessante, in queste nuove linee guida del 2020 è scritto: la struttura classica del pasto adottato dopo la seconda guerra mondiale non risponde più alle esigenze della nuova vita organizzativa, della nuova organizzazione della vita. E continua dicendo che nel modello mediterraneo lo spazio dedicato ai secondi piatti non è così ampio in teoria come finora è stato proposto a livello appunto nazionale, sia nelle linee guida che come abitudine generale di consumo. E riguardo al piatto unico, anche qui vi riporto alcuni risultati di quello che abbiamo ottenuto dal nostro studio a livello nazionale. E guardate, per ogni bambino vengono preparati circa 500 grammi di cibo. Parliamo di mezzo chilo di cibo ad un bambino delle elementari, e la quantità non consumata era circa un terzo, 160 grammi. E andando più nel dettaglio, osserviamo che addirittura
lo spreco di cibo si mantiene costante fino a 200-300 grammi di cibo serviti e preparati e serviti al bambino a pasto. Se invece la quantità di cibo è maggiore di 300 grammi, lo spreco inizia a crescere in maniera considerevole. Riguardo al piatto unico, quindi sicuramente noi di nuovo qua a livello regionale, ma non è detto che in altre regioni sia uguale, siamo un po' con le mani legate, stiamo cercando di promuoverlo, ma facciamo ancora molta fatica, sia per una questione normativa che per il fatto che le famiglie ancora e le ditte non sono pienamente consapevoli anche dei risvolti ambientali del servizio di ristorazione scolastica. Un'altra cosa importante è che spesso il piatto unico viene inteso come un piatto unico a base di proteine animali. Ricordiamoci che sempre nelle nuove linee guida e anche nei CAM che vedremo dopo, si parla sempre di più di promuovere il consumo di proteine vegetali. Non è una scelta di natura etica legata agli animali, ma è una scelta prettamente di natura ambientale, quindi che ci riguarda tutti. E un altro aspetto interessante che poi verrà approfondito in seguito è il tema dello sporzionamento progressivo. Che cosa significa? Significa che al bambino non viene servito una quantità standard di cibo di tutte e tre le portate principali, quindi di primo, secondo e di contorno, ma gli viene offerta una quantità iniziale e poi eventualmente la possibilità di richiederne ancora successivamente. Questa strategia ha sicuramente diversi vantaggi, che è quella di adottare innanzitutto una modalità che è del tutto simile a quella che i nostri bambini conoscono anche a casa, quindi che non gli viene servita una quantità indistintamente dalla fame che hanno e da quanto conoscono e vogliono sperimentare un nuovo piatto. E l'altro aspetto è che comunque viene garantito l'assaggio di tutte le preparazioni, che è la cosa più importante che un docente anche dovrebbe sempre assicurarsi, quindi anche se il bambino non termina il piatto perché magari a volte sono dei sapori che non conosce perché a casa non li ha mai provati o sono semplicemente nuovi per lui, è importante chiedere sempre almeno l'assaggio. Questo sistema garantisce ancora l'assaggio. E ultimo, la cosa che ci riguarda più nello specifico rispetto al tema di oggi, questo sistema fa sì che si riduca la quantità di avanzi dei piatti, che come diceva Paolo prima, il dottor Azzurro, non sono facilmente gestibili e recuperabili, e invece casomai il non consumato di cibo si mantenga più in termini di cibo non servito, che possiamo poi invece gestire in termini di recupero, di donazione, eccetera. L'unica criticità è che lo sporzionamento potrebbe essere in questo caso suddiviso in due fasi diverse, perché se il bambino torna a chiedere un po' di quell'alimento in un secondo momento, è chiaro che dal punto di vista delle ditte di ristorazione potrebbe esserci una gestione un po' più complessa e in due tempi. E adesso entriamo un pochino più nei dettagli di natura, diciamo così, normativa, poi dopo invece vediamo di nuovo degli strumenti con cui le scuole possono già intervenire da domani per ridurre gli sprechi. Pensate che esistono dei criteri, cosiddetti criteri ambientali minimi, che sono dei criteri di sostenibilità ambientale che tutti gli enti pubblici devono necessariamente rispettare e per tutti i loro servizi, quindi anche per i servizi di ristorazione scolastica. E lo devono fare sia quando gestiscono direttamente il servizio e devono rispettarli anche quando il servizio viene dato in appalto a terzi, quindi ad una ditta di ristorazione. Qual è il problema? Che l'inclusione nei capitolati e la verifica del rispetto di questi criteri di sostenibilità spetta all'ente committente, quindi spetta al comune. Il SIAN è un po' tagliato fuori e questo è un po' un paradosso perché voi sapete che la piramide alimentare che descrive come dovremmo mangiare per migliorare la nostra salute, banalizzo, ne esiste una che è esattamente speculare a quella della salute, che è la piramide dell'impatto sul clima o della sostenibilità, che è stata sviluppata dal Barilla Center for Food and Nutrition, che mostra come le scelte salutistiche coincidano anche a delle scelte salutari per l'ambiente. Quindi la salute
salute dell'uomo va a coincidere con la salute dell'ambiente. E secondo me quindi dovrebbe essere, almeno per quanto riguarda i temi di sostenibilità, del servizio di ristorazione scolastica, dovrebbe essere un tema in cui sono coinvolti di più i SIAN nelle procedure sia di scrittura dei capitolati e di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di questi servizi di ristorazione. E quindi è anche importante, secondo me, che oggi un professionista dell'alimentazione, come i dietisti e nutrizionisti, siano anche adeguatamente formati sui risvolti ambientali, delle abitudini alimentari e dei consumi alimentari. Un altro aspetto, interessante, simile a quello precedentemente discusso, è che il SIAN ha il compito, come tutti gli altri attori, di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del servizio. E l'obiettivo del servizio, se vi ricordate bene, è quello poi di fornire un pasto adeguato, quindi, e bilanciato, quindi garantire il fatto che i bambini consumino il pasto. Ma se il nostro compito come SIAN è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del servizio di ristorazione e il servizio di ristorazione ha lo scopo di assicurare il consumo del pasto, è chiaro che il nostro scopo diventa anche inevitabilmente la limitazione degli sprechi. Perché se io conosco la quantità di cibo preparato e la quantità di cibo sprecato, per differenza posso avere informazioni su quanto i bambini consumano. E ad oggi invece quello che il servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'ASL fa è di fare unicamente una verifica a livello teorico, cioè si assicura che il menù proposto dalla ditta di ristorazione rispetti tutti i crismi dal punto di vista unicamente nutrizionale, igienico-sanitario, ma non va poi a verificare quanto davvero di quel menù è stato consumato dagli alunni. Questo dovrebbe essere, secondo me, fatto. Non ci possiamo nascondere dietro una valutazione prettamente teorica su quelli che sono gli accostamenti, gli aggiustamenti per far sì che il pasto sia bilanciato, equilibrato, completo. Dovremmo andare anche a vedere se il pasto effettivamente è poi consumato o no, se no stiamo parlando di niente. Quindi secondo me il SIAN dovrebbe essere coinvolto nel monitoraggio dei consumi alimentari in maniera più attiva, a sostegno delle ditte di ristorazione, a cui non si può solamente unicamente demandare nuovi compiti, e mediante delle metodologie adeguate, economiche, che possano essere adottate anche su larga scala, come è il caso della metodologia che noi abbiamo adottato nel nostro report per il Ministero dell'Ambiente, da cui è stato, da cui nasce lo studio di cui vi ho parlato prima. E questa metodologia è molto semplice, prevede anche il coinvolgimento degli alunni che però possono non essere informati sui reali obiettivi dello studio in modo tale da evitare il bias che magari i bimbi inizino a mangiare di più proprio per ridurre gli sprechi. Poi parleremo anche del caso in cui si possono coinvolgere anche i bambini in maniera più attiva. Un altro aspetto invece che riguarda direttamente più attiva e più consapevole, ecco. Un altro aspetto che invece riguarda più direttamente il personale scolastico è il tema della valenza educativa del pasto. Se vi ricordate, tra gli obiettivi del servizio c'era anche quello di promuovere l'acquisizione di corrette abitudini alimentari dal punto di vista educativo. Purtroppo, per la mia esperienza, in diversi casi ho assistito a dei docenti che esprimevano dei giudizi, chiaramente parliamo di una minoranza, ma comunque che esprimevano dei giudizi anche magari leciti, sulla scarsa qualità del piatto o delle preparazioni per come erano preparate. Questo io penso che sia assolutamente un diritto, ma penso che i docenti dovrebbero portare le loro considerazioni sulla qualità del servizio principalmente nelle apposite sedi, ad esempio durante le sedi della commissione mensa, oppure scrivendo alle ditte di ristorazione, interfacciandosi con gli altri attori del servizio. Davanti ai bambini, quello che dobbiamo mantenere più presente di tutto è che noi siamo degli esempi e quindi se il nostro comportamento è un comportamento di un certo tipo, i bambini ci verranno dietro. Addirittura ci è stato riferito che in alcune scuole ci sono degli insegnanti che sistematicamente criticano il pasto e in quelle scuole i livelli di sprechi si mantengono molto più alti rispetto alla media.
Di nuovo, non parliamo di tutti gli insegnanti, parliamo anche di frasi magari dette lì, dette ingenuamente così, però tenete sempre presente che i bambini sono tutto orecchi e ascoltano molto bene, molto attentamente ciò che noi diciamo e i comportamenti che noi adottiamo. E, vado avanti con un'altra strategia che, sempre grazie anche alla grande autonomia di cui godono le scuole, può essere adottata da subito. Parliamo del recupero delle porzioni intatte di pane e frutta. E, nel nostro studio è emerso come circa il 30% delle porzioni di pane e frutta servite non sono consumate dai bambini. E di nuovo, finché viene servito un pasto costituito da 5 porzioni, da 5 preparazioni diverse, 3 principali più pane e frutta, mi viene da dire anche da nutrizionista che un po' è comprensibile. E quello che si può fare, visto che per il momento non è ancora possibile pensare di servire una struttura del pasto diversa, anche perché ci sono dei vincoli normativi, è garantire che almeno il pane e la frutta, che non sono stati toccati dagli alunni e che quindi non sono avanzi di piatti, quindi non parliamo di porzioni di pane e frutta parzialmente consumate, vengano portati interamente in classe da parte dei docenti o degli alunni insieme per poi essere distribuiti e portati a casa dai bambini. Questa è una cosa che si può fare, non ha nessun tipo di, non richiede nessun grande sforzo. Anche i dirigenti scolastici possono eventualmente promuovere questa attività, quindi diventare parte attiva di questa strategia di riduzione dello spreco. Un'altra cosa su cui vi avevo già accennato prima è un altro aspetto importante, è la sensibilizzazione diretta dei bambini. Nello studio che abbiamo condotto abbiamo anche indicato tutta una serie di proposte a vari livelli, quindi rivolte alle ditte di ristorazione, ai comuni, alle scuole, agli insegnanti, per la riduzione dello spreco. E tra queste c'è sicuramente il coinvolgimento degli alunni nella raccolta di dati relativi allo spreco. Una maggiore sensibilizzazione dei bambini è importante anche perché poi attraverso la cosiddetta trasposizione dei saperi questi bambini portano anche a casa un messaggio di un certo tipo e quindi diventano anche informatori delle famiglie sull'importanza della riduzione dello spreco. Può essere, di nuovo, in questo documento, in questo report che potete scaricare da internet, intitolato Lo spreco alimentare a scuola, indagine nazionale sugli sprechi nelle mense scolastiche e proposta di una metodologia di rilevamento, si trova nel sito sprecozero.it, trovate anche tutta la metodologia descritta in tutti i dettagli e tutti gli strumenti utili per applicarla autonomamente, sia per fare un monitoraggio diciamo così, scientifico, preciso e puntuale, sia nel caso in cui lo si voglia adottare questa metodologia come strumento di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Quindi una metodologia che prevede il coinvolgimento dei bambini, che ha dei costi bassissimi, parliamo di circa 60 €65 per 2 settimane di monitoraggio come costo dei materiali. Io concludo, passo la parola ai prossimi relatori, visto che il tempo non è tantissimo. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì, adesso Mi sì. sentite? Perfetto. Buongiorno. Dolfini del Comune Provaglio di Iseo, assieme all'assessore alla pubblica istruzione Francesca Babaglioni, faremo un po' una riflessione su quello che è stato il nostro ingresso in questo processo già avviato, peraltro, da alcuni anni. Io ringrazio per questo invito perché c'è la possibilità di riflettere su un tema sul quale spesso e volentieri si dà per scontato, fatto l'appalto, si dà luogo al servizio, si definiscono le tariffe, e, diciamo, da parte dell'amministrazione, se volete, in qualche modo è finita lì, nel senso che si è fatto quel lavoro. Sono veramente grato di questa opportunità anche perché ci dà la possibilità di riflettere su una questione
che l'importanza di ampliare un circuito solidale che, oltre ad aiutare le persone in difficoltà, contribuisce ad eliminare gli sprechi alimentari. Io dicevo prima, oggi io e la mia collega portiamo un po' di quella che è la nostra esperienza, tenendo conto che ci innestiamo in un lavoro iniziato dalla precedente amministrazione. Questo solo per dire che ce lo siamo trovati e della qualcosa siamo ovviamente orgogliosi perché si tratta di un'iniziativa, di una lodevole iniziativa. Nel 2017 si era posta la prima pietra con una delibera per dar luogo a questo tipo di rapporto con un'associazione importante per il territorio che è 5R Zero Sprechi, che si occupa direttamente di portare i gastronomi preparati alle associazioni che loro hanno individuato e quale, diciamo, necessità, che necessitano di questi prodotti. Peraltro sono molto contento di questa iniziativa, proprio perché in primis coinvolge le scuole e tanti bambini e ragazzi. Un'iniziativa che aiuta chi ha bisogno e per questo ringrazio tutte le persone che sono coinvolte, dalla mensa, dalla gestione mensa, dall'apparato tecnico e anche ovviamente 5R Zero Sprechi, come dicevo un attimo fa. Il lavoro da fare per noi amministratori di un piccolo comune è molto spesso, diciamo, tra virgolette pesante, perché dobbiamo trovarci a gestire un insieme di cose che hanno una particolare normativa e noi siamo, come dire, il fronte di questa attività che la struttura tecnica interna, spesso e volentieri, non ovviamente per negligenza, non riesce a sostenere e a far fronte. Difatti nel 2019, quando siamo stati eletti, abbiamo messo al primo punto della nostra iniziativa l'obiettivo di ridurre l'utilizzo della plastica nelle nostre mense. Era veramente triste, per usare un eufemismo, vedere alla fine della ristorazione giornaliera quei 4-5 sacchi gialli pieni di plastica che erano veramente diseducativi perché erano posti anche, tra virgolette, all'uscita della scuola e quindi ecco. Lascio a voi il commento per capire quale valore educativo aveva quella situazione. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo affrontato di petto il tema, sostituire la plastica dalla mensa con tutto quello che ne consegue. Poi, se serve, ovviamente siamo a disposizione per affrontare anche questo tipo di argomento. Partiamo dal gennaio 2020, con il servizio senza la plastica, la risposta della cittadinanza è stata molto positiva e poi arriva la pandemia e ripiombiamo nella situazione. Ricominciamo faticosamente i lavori in questo mese e grazie a disponibilità e impegno di 5R Zero Sprechi siamo ripartiti. Il cibo non scodellato viene portato dai volontari agli enti bisognosi individuati, infatti, come dicevo prima, nella convenzione. Ad oggi noi disponiamo di numeri su cui ragionare, non disponiamo di numeri su cui ragionare e questo è il primo tema. Di quanto cibo eccedente barra sprecato, stiamo parlando rispetto ai nostri 32.000, oltre 32.000 pasti consumati nelle nostre scuole, tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Potremmo solo considerare il numero di gastronomi utilizzati per la conservazione e il trasporto del cibo per capire che la dimensione è assolutamente importante. Se prendiamo riferimento i dati che sono stati presentati negli incontri precedenti al nostro, possiamo dire che, fatte le debite proporzioni tra primo piatto, secondo piatto e contorno, oltre il 20% del cibo non viene consumato, una parte del quale, quello non scodellato, ovviamente, riusciamo a metterlo in circolazione e riutilizzarlo, come già faceva notare benissimo il dottor Boschini. Per quanto riguarda i ragazzi frequentanti la mensa, si cerca di lavorare con cartelli informativi. Uno degli slogan era buon appetito, piatto pulito, che ovviamente se non vengono elaborati sistematicamente rischiano di far parte dell'arredamento. Così anche come il lunch box, se non debitamente sollecitata, rimane anch'essa vuota, nel senso che dobbiamo lavorare all'interno della scuola affinché sia la comunicazione sia anche l'utilizzo dello strumento di cui viene dotato ogni ragazzo o ragazza sia veramente utilizzato al fine. L'informazione ai bambini. Per esperienza personale ho visto che i menù non sono un patrimonio dei bambini e per tanti aspetti
neanche delle famiglie. Così, anziché crearsi un circolo virtuoso tra famiglia e bambino che frequenta la mensa, diventa d'obbligo prescrivere il menù dieta. Così, e questa è la versione dei genitori che abbiamo chiesto come mai la dieta, così sono sicuro o sicura che almeno qualcosa mangia. E questo è quello che avviene prima di entrare in mensa. Poi in mensa la gestione del consumo dei pasti è seguita dagli insegnanti, che dopo una mattina di lezione si trovano a turno a dover gestire in modo ovviamente importante e utile anche a questo tipo di iniziativa. Il dottor Boschini faceva presente prima che spesso e volentieri l'immagine che l'insegnante dà all'interno della mensa, magari solo un atteggiamento, un apprezzamento oppure una smorfia, già denota la gradienza o meno di un cibo piuttosto che un altro. Ora ho voluto descrivere in questo modo asciutto la situazione, perché mi interessa arrivare al secondo punto: come non produrre eccedenza alimentare. Potremmo individuare il problema nello scodellamento progressivo, nel porzionamento progressivo, so che non è lo scodellamento, ma è porzionamento, ne do meno, e poi se ne vuoi te ne do ancora. Cosa ovviamente importante, ma che potrebbe generare situazioni e lamentele del tipo: come mai porzioni così piccole? Arriva a casa che è affamato, perché riceve poco cibo? Solo perché non lo chiedo o è timido o non ha il coraggio di alzarsi. Queste sono questioni che abbiamo chiesto ai genitori. I genitori, alcuni ci hanno detto sì, è vero, però mio figlio è timido e quando arriva in mensa, se tu dai la mezza porzione, magari si vergogna di alzarsi perché, insomma, sono bambini e quindi questo è un problema che abbiamo di fronte. La cosa di cui noi oggi sulla quale stiamo lavorando è intanto una questione: noi abbiamo la scadenza dell'appalto e quindi il nuovo appalto per il servizio mensa sarà un banco importante di prova per tutti, per mettere in campo un po' quello che è un po' la nostra filosofia amministrativa. La seconda cosa, per il cibo, e qui stiamo parlando, diciamo, di uno spreco da ridurre all'inizio anche. Introdurre una diversa qualità di cibi distribuiti in mensa. La seconda questione riguarda gli sprechi, nel senso che tutto il cibo che noi mettiamo nell'umido dovremmo cominciare a ragionare intorno al fatto che abbiamo possibilità di operare con associazioni, penso alla Casa del Gatto che sta costruendo un gattile importante nella nostra zona, che potrebbe diventare un punto di riferimento perlomeno per riutilizzare questo cibo. L'ultima cosa riguarda il fatto che noi vogliamo partire con questo nuovo servizio mensa, con un nuovo appalto, tenendo conto anche che sul territorio ci sono già delle cucine aperte che confezionano i cibi per i bambini, che sono due scuole dell'infanzia. Collocate nelle due frazioni importanti del nostro territorio e cominciare a ragionare anche sul fatto che se si riesce a produrre e distribuire il cibo in loco, veramente oltre a utilizzare tutti i prodotti nel limite del possibile a chilometro zero o prodotti comunque nelle vicinanze, si ha anche meno spreco e meno camioncini e furgoncini che si mettono in gioco per poter poi portare, riscaldare e ridistribuire il cibo alle varie scuole. Mi fermo qua, la nostra esperienza, stavo dicendo, è relativamente giovane, nel senso che abbiamo preso coscienza di questo aspetto nella metà del 2019 e come vi dicevo, siamo partiti subito con la questione fondamentale, anche importante, della riduzione della plastica all'interno della mensa. Quello che adesso vorremmo fare è mettere i piedi nel piatto, così sto al tema, anche per quello che è la gestione interna della mensa, sapendo che l'appalto ormai ha la sua logica. Stiamo apportando già delle correzioni in corso d'opera, ma le correzioni importanti potranno avere solo luogo nell'attuare una nuova gara con dei criteri un pochettino più stringenti. Lascio la parola a Francesca che vi racconta qualcosa anche lei. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Francesca. Oltre ad essere adesso assessore comunale alla cultura, sono stata per molti anni insegnante alla scuola primaria qua nel nostro comune. Sono pienamente d'accordo quanto ha detto prima il dottor Boschini, perché proprio come insegnante, essendo sempre presente in mensa, ho potuto verificare quegli atteggiamenti a cui lui si riferiva. Non tutte le insegnanti sono uguali e non tutte le insegnanti si approcciano allo stesso modo quando hanno davanti il piatto con il cibo. Più volte le ho sollecitate, mi sono permessa di sollecitarle perché credo molto nell'educazione alimentare. A noi arrivano bambini di 6 anni, non sappiamo che tipo di alimentazione hanno a casa. Quindi secondo me, prioritario, a mio parere, era educarli, piano piano. Non ti piace, è vero che vedi il colore particolare, non lo vuoi neanche assaggiare, però invitarli almeno ad assaggiare un pochino. E spesso questo il bambino va a casa, perché come diceva il dottor Boschini, vedono tutto e sentono tutto, dicono, sai che però la maestra mi ha sforzato ad assaggiare. Quindi c'è quella famiglia sensibile che dice, ha fatto bene, perché tu devi imparare ad assaggiare un po' tutto. C'è quella famiglia che il giorno dopo viene e ti dice: Ah, maestra, assolutamente non deve far assaggiare niente se il bambino non vuole. Quindi spesso ci trovavamo, perché adesso sono 2 anni che sono in pensione, però dico ci trovavamo davanti a questi atteggiamenti. Allora mi permetto di fare brevemente lo storico della nostra mensa, però a partire proprio dall'anno scolastico 2017-2018. Quando l'associazione 5R Zero Sprechi ha proposto all'amministrazione comunale e alla dirigente scolastica il progetto denominato Zero Waste Food, allo scopo di ridurre lo spreco alimentare. Il progetto viene presentato nel corso di un incontro pubblico alle quali contestualmente viene somministrato un questionario con l'opportunità di dare avvio allo stesso, eventualmente con quali modalità. Il feedback ottenuto è stato molto buono e positivo, per cui si procede con la presentazione del progetto alla commissione mensa. La commissione è composta dai rappresentanti di genitori, dal personale docente e non docente, dalla dirigente scolastica, dall'assessore all'istruzione e dal funzionario comunale e anche il funzionario dell'azienda che si occupa della gestione del servizio. Ottenuto l'ok dalla Commissione, l'Associazione 5R Zero Sprechi e l'amministrazione comunale sottoscrivono un protocollo di intesa per realizzare tale progetto. Quindi l'amministrazione si è fatta carica in prima battuta dell'acquisto e della distribuzione a tutti i bambini iscritti al servizio mensa, lunchbox utili a contenere il pane e la frutta non consumati da loro durante il pasto. Abbiamo acquistato pannelli informativi e illustrativi della buona prassi da tenere durante il pasto e questo rientra nel progetto di educazione alimentare e non dovrebbero rimanere lì come quadri appesi alle pareti della mensa, ma appunto devono essere seguiti da un'educazione alimentare seria e continuata poi anche in classe. Poi abbiamo l'acquisto dei contenitori gastronomici per la conservazione e il trasporto del cibo e del cibo avanzato e quindi non sporzionato. Poi l'amministrazione, come diceva Giancarlo prima, per attuare una politica che vede la scuola plastic free, si è fatta carico in seconda battuta dell'acquisto della lavastoviglie professionale, quindi per avere brocche di vetro, piatti in ceramica che hanno sostituito i piatti monouso che venivano utilizzati. Poi l'installazione nella sala mensa di dispenser di acqua buona e certificata, attinta direttamente dall'acquedotto comunale in sostituzione delle bottigliette di plastica. Gli iscritti al servizio mensa del nostro comune sono circa 300 e i pasti consumati nel corso dell'ultimo anno scolastico 2020-2021 sono stati circa 33.000, di cui 12.200 soltanto per la primaria di Provaglio e per la secondaria di Provaglio, che sono interessati proprio al progetto di recupero del cibo non sporzionato. Proprio questa settimana, lunedì, abbiamo fatto la commissione mensa, quindi abbiamo avuto modo di incontrare tutti i partecipanti che vi dicevo prima.
Il dottor Vettore, che è il dottore della nostra ditta che somministra i pasti, ha premesso dicendo quest'anno ho tentato un menù un po' alternativo per sostituire proprio come diceva il dottor Boschini, magari il troppo consumo di proteine alimentari, quindi introducendo più verdura. Questo, come potete immaginare, ha scatenato i genitori, i quali dicevano no, assolutamente, i bambini vengono a casa, non hanno mangiato, addirittura non hanno neanche assaggiato. E allora siamo arrivati a un compromesso di rivedere un pochino il menù somministrato ai bambini, e dalla settimana prossima partirà questo, lasciando pure le proteine, per esempio come il pesce e le verdure, ma per esempio c'era un tipo di risotto che conteneva, faccio un esempio, lo speck e la scamorza, diventerà un risotto normale e così Certo. via. E praticamente questo per portare che il bambino magari invogliato da assaggi un po' di più. Comunque sposo proprio l'iniziativa del, come si dice, dello scollinamento progressivo, perché se io metto nel piatto magari anche 5 soltanto penne, il bambino le finisce tutte, poi può venire e prendere altra pasta e quindi finirla. E quindi dobbiamo, famiglia e scuola deve proprio lavorare insieme per questa educazione alimentare, perché è molto importante. Grazie a tutti. Bene, grazie. Noi abbiamo fatto la nostra comunicazione. Abbiamo guadagnato del tempo, visto? Siamo stati velocissimi. A chi tocca? Grazie. Penso tocchi. Prego, Allora, credo ci sia l'intervento della dottoressa Bianchi, prego. giusto? Non erro? Prima il dottor e pure il Sì, presidente. presento velocemente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono molto lieto di questo incontro che l'ANCI ha voluto in merito a quello che è stato questo progetto, che fa parte di una decina di progetti che l'associazione 5R, ha fatto nascere. Brevemente, io farò una brevissima sintesi di chi siamo e ruberò veramente poco tempo perché è centrale il tema Zero Waste Food. Innanzitutto il nostro lavoro come associazione di volontari, quindi facciamo ben altro nella vita e non siamo né una cooperativa né niente di ciò, è legata all'ambito di un pensiero che il debito che abbiamo ambientale con le future generazioni è incolmabile e ognuno di noi in qualche modo si deve rendere responsabile di quella che è la sua parte e noi vogliamo farla nostra. Abbiamo appunto 10 progetti in corso che potete vedere nel nostro sito www.5r0sprechi.it. E 5R nasce proprio da dei volontari che lavoravano già su dei territori che hanno voluto, con questa associazione, ufficializzandola, registrandola correttamente, poi portare attività concrete, efficaci e proposte d'azione. Questo è quello che noi facciamo con le amministrazioni, è quello che facciamo con altre associazioni, è quello che facciamo sul territorio quando abbiamo la possibilità di poter incidere con le nostre esperienze. Ci avvaliamo ovviamente di esperti perché nulla di ciò che noi andiamo a dire o a spiegare nei nostri incontri è campato in aria, ma ha valenze scientifiche, ha valenze di carattere costruttivo, ma verificabile, quindi parlando di quello che possono essere le riduzioni dei rifiuti anche all'interno delle mense, quando andiamo a parlare di materiale, andiamo a parlare anche con cognizione di causa. Ecco, dicevo prima, proposta e azione concrete proprio per poter essere incisivi e ottenere dei risultati. Uno di questi 10 progetti è appunto Zero Waste Food. Adesso io vorrei parlare subito di quello, quindi cedo la parola a Edi che con i denti e in ogni modo è riuscita a portare avanti questo progetto anche in un contesto difficile come quello di una nuova amministrazione che si è insediata e che ancora non abbiamo avuto modo di confrontarci in modo pratico e corretto. Quindi lascio la parola a Edi che spiegherà meglio il progetto. Grazie. Grazie a tutti e buongiorno. Allora io faccio anche un breve accenno alle nostre 5 R che sono riduzione, riuso, riparazione, riciclo e recupero. Queste R cambiano a seconda del progetto, infatti poi vedremo come le abbiamo declinate per il progetto Zero Waste Food.
Zero Waste Food, vedete, è diventato un marchio registrato perché abbiamo voluto fissare quelle che erano le linee guida, quelle che sono le linee guida del progetto, che secondo noi, applicato nella maniera corretta, ottiene dei risultati incredibili, cioè porta lo spreco alimentare a zero. Siamo partiti con delle riflessioni, con delle domande. Cosa possiamo fare? Come possiamo iniziare? Chi ci potrà aiutare? Da che parte iniziamo? Ci siamo trovati davanti a delle montagne veramente che sembravano invalicabili, però poco alla volta abbiamo studiato la situazione. L'Earth Overshoot Day sicuramente tutti voi lo conoscono, è il giorno in cui praticamente sono finite tutte le risorse della Terra, quelle che la Terra riesce a riprodurre nell'arco dei 365 giorni. Quel giorno lì noi ci siamo mangiati i 365 giorni di risorse. Quindi qui vediamo, nel 2000 era il 30 settembre, scusate, c'è un errore ortografico. Nel 2020 era il 22 agosto, vedete che c'è una battuta d'arresto tra il 2017 e il 2020 che è diventato 22 agosto, quindi si è allontanato rispetto alla data precedente come il 2021, perché erano praticamente i 2 anni della pandemia che ha bloccato i consumi, fermato le produzioni e quindi per forza di cose diciamo si è allontanato. Vi faccio una piccola data: 1975 l'Overshoot Day era al 25 di novembre. Quindi vedete a che ritmo abbiamo di consumo. Come viene calcolato l'Overshoot Day? Viene calcolato da questa associazione Global Footprint Network, che è un'organizzazione internazionale che fa una sorta di contabilità ambientale, dicendo appunto, tenendo conto l'uso delle foreste per i legnami, il consumo degli stock ittici, le emissioni di carbonio e i terreni coltivati. Questi quattro parametri, calcolati in una maniera, scientifica, servono per capire il giorno in cui ci siamo mangiati tutte le risorse. Questo è un punto importante perché è un ragionamento che ci ha portato poi a fare determinate scelte. Un altro punto, un altro diciamo stimolo che abbiamo ricevuto è stata l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Già nel 2013 Papa Francesco durante un'udienza generale disse il cibo che si butta via è come lo si rubasse alla mensa del povero. Quindi abbiamo avuto anche una stimolazione a livello oltre che ambientale, l'Overshoot Day, anche a livello etico, di dire e noi cosa facciamo? Siamo andati poi a vedere quello che in provincia di Brescia, Provaglio di Deo in provincia di Brescia, quello che in provincia di Brescia c'era a livello di statistiche. Abbiamo visto questa Università Cattolica di Brescia, sto vedendo un sacco di errori ortografici, mi scuserete, ma la fretta di fare le slide mi ha portato a fare alcuni errori. Comunque, Università Cattolica di Brescia nel 2017 fa questa ricerca su 12 mense scolastiche primarie, quindi 1079 alunni, pochissimi, però si vedeva che c'era uno spreco di 90-100 grammi di cibo per ogni alunno ogni giorno in mensa. I 90-100 grammi di cibo erano un pezzo di bistecca, un mezzo piatto di pasta, il panino, la frutta, però 100 grammi sono veramente tanti. Allora abbiamo detto, proviamo, vediamo questo progetto come studiarlo, come impiantarlo, come proseguire. Allora abbiamo preso le 5 R del progetto e le 5 R della 5R dello spreco le abbiamo adattate alla 5R del nostro progetto. Ridurre lo spreco alimentare, recuperare il cibo non consumato, non scodellato, quindi incontaminato. Andare a prendere e andare a stimolare la responsabilità di ognuno degli attori della mensa, quindi la responsabilità degli amministratori, la responsabilità delle docenti, quindi della scuola, la responsabilità delle famiglie, la responsabilità dei bambini stessi. Quindi siamo andati proprio a tirar fuori quello che erano le responsabilità per ognuno nel proprio ruolo. Risorsa. Appunto, tramutare
un rifiuto, il rifiuto organico, in una risorsa. E quindi poi riciclo, andare a fare un riciclo in base a quello che è la nostra filosofia della nostra associazione dell'economia circolare. Il coinvolgimento, innanzitutto siamo partiti allora con il coinvolgimento delle istituzioni. Faccio un attimo un passo indietro. Io non avevo già più bambini a scuola, come sono stata sollecitata dicendo c'è questo problema a Provaglio, come lo risolviamo? Una maestra che lavorava presso la scuola primaria di Provaglio mi fermò, era un'amica e mi disse: Edi, tu fai parte della 5R Zero Sprechi, io ti devo parlare. C'è una quantità infinita di cibo che finisce nelle pattumiere. Dobbiamo fare qualcosa. E da lì ci siamo fermati e abbiamo incominciato a studiare. Coinvolgimento delle istituzioni. Abbiamo avuto un primo incontro con il sindaco nel 2017, il sindaco precedente a quello di oggi, e con l'assessore all'istruzione. Un secondo incontro lo avemmo con la dirigente scolastica, con i docenti, con la commissione mensa e con il direttore del catering. In prima battuta, come abbiamo fatto? Scusatemi se alcune cose le ripeto perché le ha già dette magari la maestra, l'assessore Francesca Bavaglioni. Durante un'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione comunale, coinvolgemmo i genitori distribuendo questo questionario. Questo questionario li sollecitava andando a dire quali abitudini avete in casa, parlate di spreco alimentare con i bambini. Quando finisce qualche cosa, quando non finisce qualcosa nel piatto, cosa succede? La mamma sollecita, quando c'è dell'avanzo nella teglia, cosa le fate? Lo buttate via o viene comunque recuperato in qualche modo? Insomma, eravamo andati a raccogliere, a fare un questionario molto serio per avere un feedback dai genitori, quali erano le loro responsabilità, diciamo a livello educativo a casa. E se fossero interessati ad un percorso, quindi ad affiancare la 5R Zero Sprechi e l'amministrazione comunale per iniziare questo percorso e quindi coinvolgere anche le famiglie. Il percorso insieme allora iniziò con appunto questo questionario, con la corresponsabilità, quindi decidemmo, cioè vedemmo che era indispensabile durante il percorso trovare la collaborazione scuola-famiglia. Si doveva per forza aprire questo canale sullo spreco alimentare e poter parlare tra scuola e famiglia. Questo progetto di recupero del cibo, perché poi lo andremo a vedere, comunque non doveva essere l'unico obiettivo del percorso, ma il percorso doveva avere assolutamente anche un obiettivo educativo e quindi doveva essere sostenuto nell'ambito scolastico. Quali strumenti ci potevano sostenere nel nostro percorso? Innanzitutto la legge 166, la legge Gadda, che andava a perfezionare una legge già precedente, che era quella del Buon Samaritano, una legge del 2016, in cui c'erano alcune, diciamo, aperture rispetto alla donazione del cibo della mensa, cibo nella GDO, cibo nei ristoranti, ma a noi quello che interessava era appunto il cibo della mensa scolastica. Vedevamo che a livello normativo avevamo questo sostegno e quindi ecco un paletto che già sul quale ci potevamo appoggiare. Il sondaggio, come altra base del nostro percorso, prima di attivare il progetto, facciamo un sondaggio molto attento di verifica e statistica degli avanzi di mensa. Quindi per un certo periodo di tempo monitorammo menù alla mano, quindi avevamo il menù in attivo della mensa scolastica e ogni giorno segnavamo quanto cibo veniva gettato per ogni tipologia di prodotto. Quindi riuscivamo ad avere anche un feedback che condividemmo con l'amministrazione comunale precedente delle cose che i bambini proprio non mangiavano, perché c'erano giornate in cui le teglie venivano buttate in tonse, non toccate. I contenitori chiamati child box, cioè scatola del bambino, perché la lunch box è quella che uno si prepara a casa e poi si porta al lavoro per mangiare in ufficio il proprio pranzo, mentre la child box è proprio la scatola
del bambino dedicata al bimbo, certificata per contenere il cibo, che organizzammo con l'amministrazione comunale che comprò a suo tempo per distribuire ad ogni bambino. Ogni bambino aveva questo contenitore suo, personalizzato col proprio nome, nella quale a fine pasto poteva riporre alcune cose, ma non voglio anticipare, vado avanti step by step. Il volontariato era un altro delle basi sulle quali dovevamo appoggiarci. Non potevamo, noi siamo un'associazione completamente di volontari, dovevamo trovare altri volontari che condividessero con noi questo percorso di non spreco alimentare per poterlo trasportare dalla mensa scolastica a un ente, a poterlo trasportare da qualche parte per poterlo ridistribuire. Anche qui vedremo poi come abbiamo fatto. Appunto, la struttura idonea per la ricezione del cibo e la ridistribuzione, perché non è che potevamo andare in piazza e distribuire il cibo, dovevamo fare delle cose veramente ben fatte, in maniera da essere inattaccabile il progetto. Gli obiettivi erano i benefici di vario tipo. L'ambientale l'abbiamo appena visto e l'ha detto anche prima il dottor Boschini, l'Overshoot Day è il beneficio ambientale. Quello educativo, quindi avere assolutamente la perfetta collocazione del non spreco alimentare, non ci doveva essere più spreco alimentare e qui la responsabilità andava data al bambino. Sociale perché nel momento in cui io ridistribuisco del cibo incontaminato lo do a qualcheduno che ne ha bisogno, quindi anche questo passaggio ha una valenza sociale, economica perché è un cibo già pagato dalle famiglie che per essere smaltito nell'organico costa ulteriormente, quindi addirittura c'era pure un beneficio economico per l'amministrazione comunale che comunque aveva tantissimi chili di cibo da buttare ogni giorno. La sostenibilità del pasto mensa. Avevamo capito che c'erano alcuni punti che potevano essere proprio punti focali del nostro progetto ed erano lo scodellamento o sproporzionamento, come che adesso lo chiamate, comunque progressivo, quindi dare al bambino più e più volte rispetto a quello che era la necessità che in quel momento il bambino aveva. Cessione al bisogno è proprio quella cosa che diciamo, ok, oggi ho poca fame, mangio poco, oggi ho tanta fame, mangio tanto, dando sempre quella sollecitazione di assaggia e poi vedi ne puoi prendere ancora. E la child box che ho appunto accennato prima, il contenitore del bambino. La comunicazione allora, per poter dare comunque al bambino un filo conduttore, diciamo visivamente una continuità tra quello che sentiva dire dalle maestre, quello che magari a casa veniva riportato, abbiamo pensato di fare questi cartelli, mi ha già accennato prima la maestra Francesca, l'assessore Francesca, questi cartelli che sono stati allora, buon appetito, piatto pulito, era stato proprio lo slogan che avevamo lanciato e che si faceva all'inizio della mensa, era molto carino, con i bambini, buon appetito, piatto pulito. Quindi oggi prendo poco, mangio tutto, vedo, mangio, ho tanta fame, mangio tutto. E qui la responsabilità quindi l'avevamo addossata con questo buon appetito piatto pulito al bambino. Qui abbiamo segnato finire tutto quello che c'è nel piatto, puoi chiedere il bis, hai fame ancora? Bene, chiediti, sarà dato. La tua acqua, a quei tempi nel 2018, gennaio 2018, quando iniziò il progetto, in mensa c'erano le bottigliette d'acqua. Bottigliette d'acqua che venivano lasciate in mensa, in maniera così superficiale venivano abbandonate decine e decine e decine di mezze bottigliette d'acqua perché il bambino beveva quel tanto che gli bastava a pranzo, un bicchiere e poi lo abbandonava. Noi invece avevamo trovato questa metodologia condivisa con appunto la scuola, gli insegnanti, la dirigente scolastica, che era quella di uscire dalla mensa con la propria mezza bottiglietta d'acqua. Perché sprecarla? La chiudi bene, l'insegnante, se sei un bambino di 6 anni, ti aiuta a chiudere la bottiglietta, la riponi nello zaino e hai modo di berla poi durante la giornata.
La child box, che è appunto la scatola del bambino, child box, che è quella dove il bambino può oggi ancora riporre alcune cose, il pane, il frutto, lo snack, il dolce, che proprio perché, come prima diceva il dottor Boschini, cioè, ci sono cinque portate diverse, il bambino non può mangiare tutto, diamogli almeno l'opportunità di portare via quello che non si deteriora durante l'arco poi del pomeriggio prima di arrivare a casa perché magari non ha voglia di mangiarlo ed è proprio lo snack, il panino, il frutto e eventualmente il dolce. Sto andando un po' veloce, però ho tante cose da dire, poi è un argomento che mi prende moltissimo. Porzione eccezione al bisogno. Qui sto vedendo che ci sono tantissimi errori ortografici, scusate, ma deve essere stato nel trasferire il file, perché va sicuro che non scrivo così, nel trasferire il file si sono spostate le lettere e va bene, scusatemi. Comunque, cessione al bisogno, la cessione al bisogno è proprio quella cosa che dicevo prima, si mantengono le quote di cibo identiche, perché purtroppo ci sono delle tabelle, mi viene detto che ci sono delle tabelle per cui è indispensabile che per ogni bambino ci siano 80 grammi di pasta, ci siano 80 grammi di carne. Adesso io queste tabelle non le conosco, però è tanta roba, alla fine tantissima roba. Quindi il fatto di fare lo scodellamento progressivo ci permette di non buttare nell'umido quello che stiamo distribuendo ai bambini. Di più, alcuni bambini che mangiano poco, se si vedono nel piatto un etto di pasta, non mangiano neanche quei quattro maccheroni che mangerebbero se avessero nel piatto solo i quattro maccheroni. Quindi anche qua subentra un po' il mio essere mamma, perché è questo è che succede. Cosa abbiamo adottato come piccolissima, condivisa chiaramente con l'azienda di distribuzione dei pasti, la dimensione del pane. Facevano dei pani che erano pani grandi così, erano grandi, non lo so se era un etto di pane. Abbiamo detto facciamo dei panini più piccoli, facciamo dei panini tipo panini al latte, piccoli così. I bambini se ne prendono uno, poi si alzano, vanno nel saccone e l'inserviente gliene dà un altro, poi gliene dà un altro ancora. Però in maniera anche qua che non ci siano in giro pani sbocconcellati da buttare poi nell'umido. L'acqua l'abbiamo già detto, che è appunto quella di portarsi appresso la bottiglietta d'acqua. Ecco, su questa cosa l'amministrazione attuale ha fatto una cosa fantastica, oltre a quella di eliminare la plastica appunto dai piatti, dai bicchieri, perché ha introdotto le stoviglie di ceramica, insomma, la lavastoviglie, eccetera, aveva introdotto i dispenser dell'acqua. Purtroppo i dispenser dell'acqua in questo momento con la pandemia sono stati eliminati, quindi siamo ritornati alle bottigliette d'acqua. Anche qua dovremo poi avere un incontro con l'amministrazione perché le bottigliette d'acqua sono in bioplastica, quindi sono assolutamente un problema nel problema. Quindi ecco, questa cosa magari la vedremo in un secondo momento. Cosa mettere nella child box? L'ho già accennato prima. Gli avanzi incontaminati, ecco qua l'avanzo incontaminato non scodellato che diventa risorsa per qualcheduno. Noi siamo un gruppetto quest'anno di 9 volontari. Ci siamo lasciati 2 anni fa che eravamo 17 volontari. Tenete presente che quest'anno non siamo partiti prestissimo per una questione che non siamo mai riusciti ad incontrarci con l'amministrazione, quindi siamo partiti solo al 2 di novembre. Quindi non abbiamo ancora dei dati precisi neanche di di quanto cibo portiamo via, però è un dato che noi stiamo monitorando perché è un feedback che noi diamo all'amministrazione comunale e alla dirigenza scolastica. I volontari cosa consegnano? Consegnano alla casa delle scuole operaie di un paese qui vicino a noi le teglie di cibo, oltre alla verdura, alla frutta e al pane.
Il trasporto come viene fatto? Allora il trasporto viene, qui vedete delle fotografie, l'inserviente prende il cibo avanzato da teglie, le mette in altre teglie con il coperchio. Queste teglie metalliche con il coperchio vengono messe in quei contenitori che vedete in polistirolo con un altro coperchio sopra, in maniera comunque che sia garantita l'igiene e il passaggio. Il saccone, vedete sul baule c'è un saccone di pane, poi comunque trasportiamo anche la frutta, trasportiamo anche la verdura. Ok, sulla corresponsabilità del progetto Scuola Famiglia, noi ci sentiamo di fare anche un passettino in più, nel senso che a fine anno, quando noi concludiamo il nostro percorso di servizio donacibo, questo è quello che abbiamo chiamato il progetto in toto, è lo Zero Waste Food, perché c'è anche la parte educativa. Diciamo che la parte concreta di ritiro del cibo e ridistribuzione del cibo viene chiamata il servizio donacibo. Questo servizio noi abbiamo modo comunque di fare una statistica del cibo avanzato. Noi a fine anno, anche nel 2019, mandammo una lettera sia al sindaco che alla dirigente scolastica, proprio in spirito collaborativo, con l'elenco dei cibi maggiormente avanzati. Perché comunque c'è una questione anche di gusto. Nel momento in cui io vedo questa lettera, parlavo di merluzzo al pesto. È una questione di gusto, quindi se portavamo via quantità di teglie, noi così in spirito collaborativo dovevamo dare un feedback all'amministrazione dicendo probabilmente c'è da mettere a posto un attimino il menù. Così come quest'anno abbiamo già incominciato a tenere d'occhio quello che erano gli sprechi. Durante la mensa, il servizio di mensa, e vedere risotto coi funghi ai bambini dai 6 anni ai 12 anni, oppure le lasagne ai piselli. Io capisco che può essere una verdura interessante, però mettiamoci nei panni di un bambino che si vede della roba verde nel piatto, oppure l'insalata di mais con le noci, va benissimo, ma sono cose difficili. E noi questo feedback lo diamo all'amministrazione comunale e alla dirigenza scolastica, affinché il nostro ruolo non sia solo quello, ok, non facciamo, evitiamo lo spreco alimentare, ma siamo anche collaborativi proprio nella consapevolezza che bisogna evitare gli sprechi alimentari. L'ultima slide, vediamo che cos'è, non me lo ricordo, perdonatemi. Ecco, grazie per la cortesa, attenzione. Vi ringrazio molto. Ricedo la parola al mio presidente che magari fa un attimo di conclusione sul nostro percorso. Marco, grazie a tutti. Eccomi qua, sì, grazie. Sarò veramente molto breve perché sentendo anche un po', avendo avuto questo confronto anche con l'amministrazione, che mi fa piacere che abbia apprezzato e stia apprezzando questo nostro progetto, purtroppo non ci siamo potuti ancora confrontare, come diceva Edi, e abbiamo inviato svariate volte anche delle mail per chiedere questi incontri, per vari motivi, credo dovuti a impegni che avevano di diversa natura. Non c'è stato questo confronto, però in realtà ci tengo a precisare alcune cose che sono molto importanti anche per chi ci ascolta. E una vorrei sottolinearla, che è passata legata al discorso dell'uso dell'acqua. In realtà anche il DL Scuola non prevede dei restringimenti in merito alla gestione delle scuole in fase pandemia. Infatti c'è un ultimo decreto che è uscito di recente, ad agosto, che prevede che tutte le mense scolastiche tornino a lavorare con le metodologie classiche che hanno sempre utilizzato. Questo mi incoraggia perché ovviamente vedere le plastiche bio delle quali abbiamo fatto uno speciale anche a Teletutto a Brescia, nel quale abbiamo spiegato l'importanza di evitare questo manufatto, che è più un alibi al non voler fare sforzi a livello personale che non una soluzione reale, perché è più un'operazione marketing. Tra l'altro confonde anche un po' le cose perché una bottiglietta molto, molto simile va sicuramente uno dei passi che vorremmo insieme all'amministrazione riuscire a trovare la soluzione
e ovviamente affrontarlo. E poi ecco, va modernato il sistema di comunicazione, perché giustamente l'assessore Dolfini diceva che quei cartelli appesi devono avere una continuità, e io sono perfettamente d'accordo, non solo a scuola aggiungo, perché si era auspicato appunto un incontro anche per preparare un pieghevole nel quale avremmo voluto arricchire di informazioni, e approfitterò di aggiungere qualcosa che grazie al dottor Matteo Boschini ci ha suggerito, perché lo inserirò sicuramente, ha dato degli spunti interessanti da aggiungere, nei quali in questo pieghevole possiamo andare anche a incidere sulla famiglia in maniera tale da poter dare anche a loro qualche informazione in più di che cos'è il progetto. Dobbiamo sempre tenere presente che ogni anno poi arrivano bambini nuovi, famiglie nuove, quindi la nostra idea sarebbe anche quella di rifare un questionario che ripercorre il percorso, scusate il bisticcio di parole, che ripercorre il progetto e che insieme ai genitori e all'amministrazione possa avere una valenza sicuramente più impattante, cioè più impattante dal punto di vista positivo, intendo dire, cioè che sia più incisiva, più costruttiva, chiamiamola così. Anche perché Zero Waste Food, attenzione, è un progetto veramente dove noi per farlo funzionare rubiamo veramente tempo al nostro lavoro, al nostro hobby e alle attività nostre, perché, come spiegato inizialmente, noi siamo tutti volontari che cercano di barcamenarsi nelle ore disponibili che hanno extra lavoro, quindi spero venga apprezzato tutto questo e auspico veramente questo prossimo incontro con l'amministrazione, che approfitto di ringraziare qui pubblicamente, in modo tale che ci dia questa possibilità di incontro per, come si può dire, mettere a punto un'automobile ben fatta, che è un ottimo motore, ha dato ottimi risultati, ma la messa a punto va fatta, quindi sicuramente va rivisto qualcosa e migliorato sicuramente. Ecco, direi che lascio spazio alle domande perché mi sono già preso troppo tempo, scusandomi con chi ho portato via minuti. Non so se ci sono delle domande, vado a chi è il relatore principale. Credo ci siano domande per lei, dottoressa, le può leggere 7-8 forse? Alla destra dove c'è il box domande? Grazie. Vedo dove si trovano le child box. Ma allora, le child box noi a suo tempo le comprammo perché aiutammo appunto l'amministrazione nella ricerca di un fornitore. Erano delle scatolette che probabilmente si vede anche nell'immagine precedente. Erano delle scatolette per cibo, ecco questa, per cibo di plastica. Ok, e queste venivano fatte in Germania, avevamo trovato un importatore, però io credo che qualsiasi tipo di scatoletta dedicata per il cibo, dedicata all'alimentare, sia utile allo scopo, basta che siano appunto scatole per cibo, per alimenti. Ecco. Forse la 8 non è per me. Quale altra diceva? Scusi, la relatrice diceva. Sono a scendere le domande, potete leggerle, approfitto per anche agli altri relatori, potete leggere le domande a video, vedere lì dove. Ecco, mi piace molto, mi perdoni, faccio una considerazione, vedo la domanda 9. Il comune di Ravenna dice: per aggirare il problema delle bottigliette d'acqua, il periodo di Covid, ogni bambino utilizza la propria borraccia d'acqua. Questa, secondo me, è una soluzione Concordo fantastica, nel pienamente, sì, senso che chi di noi in decisamente. casa non ha delle borracce? Chi di noi non ha delle borracce? Quindi a questo punto che il bambino, ma questo ci deve essere, siamo sempre lì, ci deve essere un contatto continuo fra amministrazione, scuola, famiglia. Nel momento in cui tu dici alle famiglie per una scelta di avevamo i dispenser, non possiamo più averli, però raccomandiamo di portare le bottigliette, le borracce da casa, secondo me è una E oggi poi la soluzione gente è pronta, mi veramente permetto di completare fantastica. la frase, nel senso che la gente è sempre più disponibile a fare questi tipi di sforzi perché il tema green è molto, molto attuale, molto vissuto, insomma.
Sì, scusate se mi inserisco su questo argomento, non ci avevamo pensato a questa cosa, poi abbiamo optato e adesso comunque siamo in corso di correzione rispetto alle bottigliette d'acqua, però ecco, non avevamo piacere che i bambini fossero in bagno a prendere l'acqua e diventava anche dal punto di vista del rapporto con la scuola un problema di difficile gestione. È vero che se lo portavano da casa, però andando in mensa, poi avevamo bisogno ancora. La borraccia rimaneva sporca, insomma, avevamo Ah, valutato che non c'erano intanto non distributori pensavamo dell'acqua cosa. internamente? Ah, ok. In mensa sì, ma non fuori, solo in mensa. Solo in mensa. E sono stati chiusi perché Camst, che è la nostra gestrice, ha detto noi non apriamo i rubinetti perché non vogliamo farlo gestire. Quindi siamo stati obtorto collo obbligati a fare la cosa, nel senso che anche a noi non piace questa cosa, è stata una soluzione, o anche una non soluzione, se si vuol dire. E per il resto, credo che insomma, il lavoro che si sta facendo, sicuramente il punto iniziale è quello del rapporto con le famiglie, che a noi dire, è partito all'inizio, a noi questa informazione non è arrivata perché in cambio dall'amministrazione non ha condiviso nulla, nel senso che poi è andata così e ci stiamo attrezzando adesso per gestirlo al meglio. Poi, ripeto, noi ci incontreremo, organizzeremo anche la questione del questionario, mi piace molto, mi diceva la dottoressa Bianchi, mi piace molto riproporlo, rimetterlo in campo per capire e ogni anno dovremo fare un lavoro di, come dire, di aggiornamento perché entrano classi nuove, ci sono nuovi studenti, dobbiamo prendere atto che cambia la popolazione, insomma, Auspico, qua, che lo non me lo invento auspico. io. Credo che comunque la Rispondeteci alle solicitazione mie che noi siamo sia importante. disponibili, dateci delle date e noi ci siamo, lo sai che io mi faccio paracadutare anche sul comune. Lavoriamo anche Sì, noi, no, ma però io ci Marco, mancherebbe. se, così non facciamo polemica, però lavoriamo anche noi, quindi lo facciamo quando Sì, possiamo. no, questo Grazie. intendevo, non fraintendermi, nel senso, dateci un ventaglio di No, date. no, no, se, no, siccome Certo che no, tre no, ma volte che lo assolutamente, ma guarda, dici, la io quarta chiedo ti dico scusa, ma lavoriamo vorrei anche noi. chiarire Non perché sennò sembra che io voglia so. cercare fare delle critiche, assolutamente non è quello. No, Vorrei, no, no, io non vorrei voglio fosse molto cercare. chiaro Io non voglio questo. cercare. Non voglio cercare nulla io. Quindi io non voglio cercare nulla. Siccome l'hai detto tre volte, mi Se, sono permesso di quello che, dirlo, però non voglio quello che sto cercare nulla. dicendo a beneficio di Grazie. tutti è che l'interagire e comunicare, come ha detto Edi, in termini Ma di non interessa a accordi tutti per questa cosa fare qua. Non Un interessa a percorso tutti questa cosa. insieme prevede che a delle email che magari vengono inviate poi ci sia una risposta con una serie di date perché io lo so che lavorate, ci mancherebbe, noi pure. Quindi nel momento in cui c'è la possibilità di far funzionare bene un progetto Sì, però incontrandosi, ripeto, allora si guarda riesce che ai a ottenere signori che anche. sono in collegamento questa cosa qui non Scusami, ho interessa, capito. eh. Guarda che non interessa questa cosa, però Ho va bene. capito. Non interessa questa cosa ai signori che sono in collegamento. Non ho capito. Prego. Posso rispondere alla domanda 14? Si può pensare ad una ricetta di riciclo che gli adulti potranno portare a casa con la child box, ad esempio per la cena? Oddio, no, anche perché in questo caso il cibo resta nella child box per alcune ore. Teniamo conto che pranzano verso mezzogiorno e mezzo. Pensiamo alle giornate anche di caldo. Poi pensiamo che si apra la child box nella borsa, nello zaino del bambino. Quindi pensate tutte le cose, è impensabile che possano portare a casa il cibo, nel senso la pasta, il riso o la carne. Ecco, questa cosa è difficile che possa. Ecco, rispondo anche alla domanda 12 in cui diceva appunto sono pensabili ricette di riciclo oppure il ciclo non scodellato va solo gettato o donato. Il cibo non scodellato va solo, mettiamola così, va solo donato e gettato, perché anche la legge Gadda, la 166, dice che il cibo non scodellato va in primis agli umani, quindi il recupero e la ridistribuzione deve essere fatta alle persone. Se non si riesce agli animali, ma solo in seconda battuta e in terza battuta gettato nell'umido. Quindi è anche la legge, che è comunque una legge non sanzionatoria, ma una legge propositiva, dice proprio i tre gradi per un giusto recupero del.
Allora, chiedo se avete altre osservazioni o volete rispondere alle altre domande, altrimenti ci avviamo verso la chiusura, ditemi voi. Hai già risposto? Perfetto. Scusa, Edi, a quella relegata, La scusa vediamo perché bloccata. non vorrei essermi distratto, legato alla child box per la cena, eccetera, sì. Morena Non ti si Copes, ho vede, visto che c'è. sei bloccato. Che domanda? Mi senti? Morena Copes, si può pensare ad una ricetta di riciclo per gli alunni portando a casa Ha con il child risposto. box, per esempio, la cena? Ah, ok, perché per un attimo non ho sentito l'audio, ecco perché. Ok, perfetto. Allora possiamo avviarci alla conclusione. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi e per gli ottimi spunti. Avviso tutti gli utenti che il materiale didattico e la registrazione saranno disponibili nei prossimi giorni nel canale formazione della Fondazione IFEL. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi, Grazie. grazie. Grazie, arrivederci.